questo rilancio del nostro popolo, della nostra nazione, del nostro paese verso nuovi traguardi. Rialza d'Italia è anche un modo di dire di rialzare la testa. Dobbiamo rialzare la testa e noi come Popolo della Libertà dobbiamo fare con dei candidati eccellenti anche per quanto riguarda la nostra regione. Noi siamo un paese che ha avuto dei statisti eccellenti, un nome su tutto, su tutti se vogliamo, sui delegati. Noi siamo un paese che ha avuto e ha una storia che ci viene invidiata da tutto il mondo. Noi siamo un paese che ha avuto personaggi che hanno saputo tenere alta la bandiera di questo paese. Non sono solo scienziati o ricercatori, sono anche personaggi sportivi. Ma noi la Vicenza è una di queste. Giorgio ha speso tutto se stesso a favore della comunità linguistica italiana e comunque di tutta la comunità nordestina. Quindi la presenza di Giorgio Orman, anche lui, deputato uscente, una presenza importante che rappresenta una garanzia per tutta la nostra comunità. Altro capolista di questa nostra lista è Maurizio Del Pennino. Maurizio Del Pennino, guardate, non è che sia stato paracadutato in Alto Adige perché aveva bisogno di lavorare oppure di un posto, perché state tranquilli che il lavoro è anche in corso. Maurizio Del Pennino è il presidente nazionale dei giovani artigiani. Quindi una persona che sicuramente magari avrebbe fatto a meno di indicare in questo senso, ma Maurizio Del Pennino è in provincia di Bolzano, è nella regione Trentino Alto Adige come candidato perché ancora una volta il Popolo della Libertà vuole scommettere sugli artigiani, ma anche sugli artigiani locali, su quegli artigiani che vogliono trovare un punto di riferimento preciso per affrontare le tematiche di questo mondo, che è un mondo che è una ricchezza per tutta la nostra provincia. E non è solo un mondo che riguarda il gruppo linguistico tedesco, ma anche un mondo che riguarda il gruppo linguistico italiano. Maurizio Del Pennino avrà anche questo compito, non solo questo compito. E quando si parla di rialzare l'Italia, rialzare la testa, una persona che ha saputo affrontare tante difficoltà nella vita è Mario Marosini. Il mio collega Mario Marosini. Mario Marosini ha saputo rialzarsi, ha saputo risfidare la sorte in questo mondo che non sempre è facile della politica, ma ha saputo con la giusta umiltà riprendere in mano i fili di un percorso e di un discorso che lo avevano caratterizzato tanti anni fa. Quindi io sono contento di avere Mario nella nostra lista, nella lista del Popolo della Libertà, e riconoscete a Mario il fatto che ha accettato comunque di essere in una posizione, in una quarta posizione, non